qua col secondo, vedi, vedi, vai Andrea, col secondo degli incontri di storia, 2 di 6, quindi l'organizzazione è l'associazione Timossa, associazione nazionale famiglie e gruppi dispersi in guerra, dove abbiamo lì il gonfalone del comitato provinciale, in sala abbiamo anche dei rappresentanti, e il patrocinio in collaborazione con la presidenza del Consiglio Comunale. Questa sera doveva arrivare l'Ascari, ma non l'avevo, quindi iniziamo, se arriva poi da qualche parte la facciamo sedere. Detto questo, direi di iniziare, di lasciare la parola alla professoressa Lacci. Il tema di questa sera è importantissimo. Mettiti qua, guarda, perché non ci sono posti, se la chiudi. È molto interessante, vero Lorenzo? Quindi parleremo di un principe rinascimentale, umanista, politico, quindi molto interessante, con politica, politica delle sedie, ecco, che politica e cultura in maniera molto interessante. Andremo a sviluppare benissimo il tema, il personaggio. Dato la parola subito alla professoressa Manuela Lacci. Con un applauso, con un applauso. Buonasera a tutti. Adesso dico una cosa non per piangere su me stessa, ma proprio perché se stessi ferma e riuscissi a parlare senza gesticolare, il problema non sussisterebbe. Ho purtroppo una spalla bloccata da ieri, sto male, antidolorifici sono proprio acqua fresca, come si suol dire. Quindi non so, per cui spero di non muovere troppo le braccia, di non farmi prendere dal mio modo di parlare, perché è una sofferenza veramente acuta. E buonasera. E quindi ecco, non vorrei poi fare molto del dolore. Magari poi si alza invece, come dice il mio dottore, la vibrazione, l'energia, uno non ci pensa, mentre sono nel mio mondo non sento il dolore. Speriamo sia così. Quindi chiedo scusa a priori qualora insomma dovessi emettere qualche grido, spero di no, perché imporrò al mio corpo di stare fermo, ma difficile, chi mi conosce sa che poi ho bisogno delle mani, anche perché devo leggere, devo stare qua in mezzo ai libri, quindi scusatemi se non sarò al massimo insomma delle mie potenzialità, spero di arrivare comunque, perché come diceva Fabrizio tengo questo argomento tantissimo e non è per fare della retorica a buon mercato. Mio figlio si chiama Lorenzo, ammetto, può sembrare molto banale la scelta, perché sono sempre stata innamorata di Lorenzo il Magnifico, proprio come studentessa. Poi ho vissuto a Firenze per 10 anni, quindi ho sempre amato Firenze, comunque per Dante in primis ovviamente, ma e questo nome, al di là del 10 agosto, la poesia anche di Pascoli, devo dire, una delle mie preferite per la notte di San Lorenzo, in qualche modo cammina dentro di me, però abitavo a Firenze, tra l'altro, in via Lorenzo il Magnifico, quindi insomma è un destino, non potevo non chiamarlo Lorenzo. E quindi al di là insomma di sottolineare questa scelta molto personale, proprio già per consegnare a voi l'amore incondizionato, che non vuol dire certo che la prof adesso presa dalle sue passioni e dai suoi fantasmi interpretativi ermeneutici poi magari assurge Lorenzo De Venzia a un ruolo che non gli compete, lo mitizza, non sono qua certo a fare una agiografia, nel senso una un'esaltazione incondizionata. Cercherò di essere obiettiva, chiaramente come docente ho le mie movenze interiori, no? Cioè lo storico puro, magari non più obiettivo, ma non sono una storica appunto di professione, per fortuna sono un'insegnante, sono una traghettatrice innamorata dell'umane lettere, certamente saluto il mio amico veldolese, concittadino, buonasera signor Bandini, non stare sulla soglia ti prego, non c'è posto, poi per affezione, campanilismo, devi sedere. Sì. Grazie di essere qua.
Dicevo che cercherò di essere sì, obiettiva, quel famoso sì che non, soprattutto per quando sei un docente, un insegnante, però ecco, c'è anche poi un mio sentire, una spinta interiore che fa sì che, come dire, di fronte anche a tutte le fonti, la famosa collazione, no, delle fonti, dei vari documenti, in tanti, tanti anni veramente di studio, direi proprio inveterato, di quel famoso studio che colpisce sempre noi docenti, ci restano impresse le frasi, no, le Leopardi, le studate cante, veramente uno studio matto e disperatissimo dell'Alfieri. Queste cose me le sento addosso, perché quando mi prendono queste passioni, queste folgorazioni verso scrittori, poeti, filosofi, cioè davvero diventa così, cioè non mi stacco più, no? Sono lì e voglio capire fino in fondo. Lui, questo grande principe, il princeps di Firenze, è insomma questo, cioè appartiene a quello stuolo, no? di personaggi, di letterati, di uomini cosmico-storici, così li definisce Hegel, e spiego un attimo il significato, che segnano comunque il mio percorso, no? La mia immaginazione, sono dentro la fenomenologia della mia vita. E, dicevo uomini cosmico-storici, al di là insomma, della traduzione dalla lingua tedesca del filosofo Hegel, il grande filosofo del romanticismo tedesco nel 1800. Credo che abbia ragione nel momento in cui lui parla dell'astuzia della ragione. La ragione con la R maiuscola per Hegel è il principio assoluto, è l'assoluto, è ciò che veramente governa, no? Il principio del mondo, è quel logos di memoria greca, insomma, che fa sì che le cose debbano essere ciò, no? Che le cose siano ciò che devono essere, cioè ciò che è ciò che deve, no? Quindi lui a un certo punto, dentro il grande teatro della storia, come il teatro vero in cui l'uomo veramente si realizza, individua alcuni personaggi, no, della storia come uomini cosmo-storici, cioè quegli uomini che sono pedine nelle mani dell'astuzia della ragione, che sa quello che fa, perché sono al di là del bene e del male, sono insindacabili, perché hanno il compito di segnare, sono proprio un signum all'interno, no, del percorso della storia. Vedi Alessandro Magno, vedi Cesare, vedi, ognuno poi può, come dire, portare, no, dentro il proprio grembo ciò che più in qualche modo, no, lo ritiene giusto. Vedi Carlo Magno, io metto i miei, vedi Napoleone, sono quei personaggi, come dice Alessandro Manzoni, che puoi anche non amare, ma non puoi non ammirare, perché hanno segnato la storia e, come dice lui per Napoleone, hanno fatto inginocchiare due secoli. Qui, ecco, Lorenzo, così come Federico II di Svevia, un'altra passione della prof, lo stupor mundi, lo stupore del mondo, siamo nel XIII secolo, siamo nell'Italia meridionale, siamo alla corte di Palermo, credo che un po' conosciate, insomma, Federico II, nipote del Barbarossa, colui che veramente ha portato il cuore dell'impero giù nell'Italia meridionale e ha veramente trasformato con una sorta di remida. Era già forte l'Italia meridionale dal punto di vista culturale, grazie anche ai Normanni, no? Un grumo veramente, una carrefour, come dicono i francesi, di civilisation, quindi era già un humus fertile, culturale. Arriva lui davvero con la scuola siciliana, insomma con le costituzioni melfitane, io lo ammiro tantissimo, con questa apertura mentale, è un altro uomo che segna la storia. Per cui davanti a lui, in qualche modo, come dire, il giudizio morale va, Benedetto Croce potrebbe in questo caso avere ragione, va, come dire, no, in qualche modo staccato dal giudizio storico, perché sono al di là del bene e del male, ripeto, hanno un compito che va oltre in qualche modo la volontà, insomma, dello storico stesso nel momento in cui si mette a valutare. Quindi ecco, siamo di fronte a Lorenzo, l'ago della bilancia, il grande equilibrista. Sono queste le espressioni celeberrime che forse tutti conosciamo, no? Che fanno parte della Vulgata. Però è chiaro che per arrivare a lui, per poter parlare di questo signore di Firenze in una stagione fiorentina che è veramente straordinaria, apro una parentesi, sono, penso come molti, molti, non solo italiani, Firenze è credo amata un po' in tutto il mondo, sono una sostenitrice di Firenze, amo profondamente Firenze, non solo per le tracce culturali, perché la città del mio Dante, ho abitato lì 10 anni, mia figlia è nata lì, ma perché ritengo che proprio sia veramente no, capitale in qualche modo di una cultura, soprattutto quella rinascimentale, nella sua acme, nel suo apogeo, una novella Atene, a me piace dire questo, nel momento in cui davvero Lorenzo de' Medici ha messo le mani metaforicamente su quella città.
anticipato dal nonno Cosimo il Vecchio. Quindi, certamente c'è, come dire, un contesto storico che va incontrato, che va attraversato per poter arrivare poi a capire, a comprendere la grandezza, la modernità di questa figura. E credo che sarebbe bello avere magari le immagini, no? Il quadro celeberrimo del Bronzino, ci sono diversi ritratti di Lorenzo, l'Adorazione dei Magi, il Corteo dei Magi, il giovane Lorenzo appunto a cavallo, cioè è un'immagine, no? Che nel nostro, così, nella nostra visione collettiva ci portiamo appresso. Ma per capire lui devo andare a vedere il contesto storico, assolutamente, per fortuna, perché è un'altra pagina di quelle che la prof ama moltissimo, perché vedete, la mia tesi di laurea su Dante, e ne abbiamo parlato tante volte, viene proprio da un amore incondizionato per l'umanesimo e il Rinascimento. E ho cercato, non di forzare, ero ovviamente appoggiata e sostenuta dai miei professori, ma abbiamo cercato di dimostrare che in Dante, nel lontano 1985, quindi veramente ormai ante litteram, c'erano già le vestigia, i segni, le tracce dell'umanesimo. Petrarca lo sappiamo tutti, Petrarca è già il primo umanista, ma in Dante io ho cercato, perché volevo fare tutti i costi Dante, volevo stare dentro però la letteratura umanistica che avevo trianalizzato, ecco, ho trovato questo ponte, no? Per cui è chiaro che per me letteratura umanistico rinascimentale è un momento di grazia cosmica, è un momento di rigenerazione, infatti mi fa anche meno male il braccio, non è una battuta, perché è proprio un amore. Avessi quella macchina del tempo vorrei andare, sì, prima là nel 1200, là da Dante Beatrice, fine 1200, entro il 1321 quando muore il grande poeta e poi la Firenze di Lorenzo, perché sinteticamente come si fa a irreggimentare, a impastoiare, come dire, soffocare dentro una logica perimetrale l'umanesimo e il Rinascimento, chiedo venia a questo movimento letterario, culturale, filosofico, però velocemente noi proprio l'Italia in quel periodo conosce una stagione straordinaria, unica, veramente io ritengo la acme, sì, il romanticismo, ma ci appartiene poco perché amiamo tutti il romanticismo, ma il 400, il 1400 preparato dal 1300, per capire allora la possanza di Lorenzo, di questo grande librista, di questo letterato, umanista, principe, no? In lui proprio si concreta, io direi, proprio il ricordo di Augusto, no? Del grande princeps, ancora repubblica, potremmo dire così, romana, anche se comincia la storia dell'impero, io devo capire che cos'è questo umanesimo e il Rinascimento. E allora andiamo un attimo là, no? Umanesimo, da umane littere, humanitas in latino, con l'H davanti, vuol dire, ricordate chi mi ha seguito nel percorso di filosofia, si va nel mondo greco, andiamo a recuperare prima latino, poi greco con la paideia, vado a recuperare quella istanza formativa, cioè vado a formare l'uomo, le umane lettere, tutte quelle discipline che concorrono alla formazione interiore dell'uomo, la famosa lampada di cui parlava Platone, la devo tenere accesa. Allora è la paideia greca, viene dai greci, viene dai sofisti, quinto secolo avanti Cristo, il secolo veramente dell'illuminismo greco, abbiamo detto. Quindi si torna tra 1300 e 1400, si torna a quel mondo là, si torna a recuperare il mondo dei classici, si ritorna a quel mondo come un modello insuperabile da emulare, ma attenzione, e questo va detto, e dicendo questo parlo già di Lorenzo e di tutti i suoi amici, la Negra Brigata che aveva intorno, guardare al mondo antico, recuperare il mondo latino, ma soprattutto il mondo greco. Questa è la grande novità, il mondo greco, arriva Platone, grazie poi al grande cardinale bizantino Bessarioni, arriva là, arriva Firenze, e qui non posso non, come dire, infervorarmi di fronte al genio di questi uomini come Cosimo il Vecchio e suo nipote. Quindi di fronte appunto a tutto questo noi ci rendiamo conto che gli umanisti guardano a quel mondo non come una fuga, come sarà per il neoclassicismo 1700, non come un'evasione da un mondo presente che, no, disdegno, ma come un modello cui attingere, capite, per vivere meglio il presente. Traggo spunto, ispirazione da quel mondo greco-latino perché li hanno raggiunto la perfezione da tutti i punti di vista e applico quell'humus, quel nutrimento
al presente, quindi è un vivere. Gli umanisti sono uomini assolutamente a tutto tondo, e l'umanista per eccellenza, pensate all'uomo vitruviano, no? È proprio veramente l'emblema del vero umanesimo. Sono, come dire, uomini politici che vivono una vita intensa, che si danno da fare, che vanno a ricercare i testi antichi, i codici, no? Nei monasteri polverosi, nelle biblioteche. Questo anelito proprio a recuperare quel mondo. Un esempio per tutti, Poggio Bracciolini, segretario della Repubblica di Firenze, che nel 1417 al monastero di San Gallo in Canton Ticino ritrova, grazie a Dio, e lo dico perché sono pazza d'amore anche per Lucrezio, il De Reum Natura torna, e non avevamo il testo, il De Reum Natura di Lucrezio viene riscoperto dall'umanista, che è anche politico, segretario della Repubblica, perché in quel momento a Firenze c'è ancora la Repubblica, ovviamente le radici repubblicane, lo so bene, ho vissuto là, e sono ancora profonde, no? Queste tensioni interne, questa faziosità è profonda nella città di Firenze, questa difesa veramente, no? Della libertà in qualche modo. Quindi gli umanisti sono uomini che si realizzano su tutti i livelli. L'uomo vitruviano, che è una sorta di ponte tra il cielo e la terra, ricordate, con le braccia tese al cielo, quelle gambe divaricate, piantate al suolo, l'ombelico del mondo, veramente, a tutto tondo, in una armonia, in una sezione aurea che Leonardo da Vinci, che è l'umanista per eccellenza, ben conosce. Per cui recupero quel mondo, quindi le scoperte varie che sappiamo della filologia, di lì a poco poi arriverà l'invenzione della stampa, ma ciò soprattutto che connota gli umanisti, e l'esperienza è tutta italiana. Certo, c'è qualche umanista come Erasmo da Rotterdam, europeo di grande respiro, ma l'esperienza è qua, ed è soprattutto dell'Italia centro-settentrionale, fa sì che questi umanisti, e siamo nella prima metà del 400, anticipati da Dante per alcuni aspetti, ma non posso, non è certo la serata, no, staremo veramente qua a fare un corso fino a domattina, anticipati dal grande Francesco Petrarca, che è il primo vero umanista, questi uomini che io ammiro profondamente mettono al centro l'uomo, visione antropocentrica contro quella teocentrica del Medioevo, che aveva messo al centro Dio. Dio con quel discorso del contemptus mundi, del disprezzo del mondo. Parentesi, perché sono un'insegnante che è stata dentro queste materie, quindi assolutamente guai a pensare che io sia qui a demonizzare il Medioevo, il lungo, no? Quell'arco millenario, amo il Medioevo, amiamo il Medioevo, non è vero che il Medioevo, questo è un limite degli umanisti, è un millennio da dimenticare perché è tutto buio, perché no, è come dire, sinonimo di ignoranza, oscurantismo, roghi, e i roghi si accendono più nel 1500 e nel 1600 che nel Medioevo, quindi il Medioevo è un millennio straordinario, chiaroscurato, c'è tanto buio, ma c'è tanta luce, come sempre poi, Dioniso e Apollo, i secoli sono dionisiaci e apollini, e quindi non, come dire, non possiamo veramente, l'abbiamo già detto un'altra sera, studiare, ragionare compartimenti stagni. In ogni caso, l'uomo umanista mette al centro l'uomo con tutte le sue esigenze. Abbiamo un picco della Mirandola che arriverà a dire nel suo De Hominis Dignitate che l'uomo è faber fortune sue, che l'uomo è fabbro artefice del suo destino, che l'uomo può, nella consapevolezza, certo dei limiti, lo vedremo in Machiavelli, perché ovviamente non c'è, come dire, no, una sorta di onnipotenza, di hubris, di tracotanza, ma ha tante capacità, ha tante possibilità, che può prendere poi la fortuna per i capelli, in qualche sorte, no? Che è cieca, che è brutale, e in qualche modo volgere al proprio vantaggio. Quindi un uomo che ha una piattaforma storica su cui poggia i piedi, che piano piano poi nei secoli diverrà sottratta ed entrerà in crisi nei secoli a venire. Ma qua siamo di fronte veramente all'esaltazione di questa dignità che mi commuove. Spirito critico, spirito critico. Non è vero che gli umanisti sono, come dire, non cristiani, anticristiani, atei. Assolutamente. Se c'è un ateismo, comincerà con l'illuminismo. Quel Dio è morto, poi arriverà con Nietzsche. Gli umanisti sono anche profondamente cristiani, ma ciò che li connota come una sorta di ossessione sulla tastiera metaforica, e in questo vanno ammirati. Loro, in qualche modo, vanno a, come dire, a criticare con strumenti filologici la corruzione della Chiesa. Vogliono riportare veramente, credetemi, il sentimento cristiano ad un volto umano.
di un uomo per l'uomo, al volto vero di Cristo, e questo va sottolineato, umanesimo cristiano. Ci sarebbe tanto da dire, no, in questa polifonia di voci, nel momento in cui siamo dentro l'umanesimo. Quindi, esaltazione della vita, piacere domestico, con un senso sottile di malinconia, ma è là. La malinconia poi lo vedremo nella parte che porterà avanti Lorenzo, quando appunto ci consegnerà il Lorenzo letterato, no? Certo che c'è la malinconia, certo che c'è sempre il lato scuro. Qualche anno fa ho portato avanti un tema in alcune serie qui a Forlì, che così recitava come titolo, il lato scuro del Rinascimento. Certo che anche nel Rinascimento, umanesimo e Rinascimento, c'è una sorta di pessimismo, no? Che permea di sé un po' tutto, ma è lì, è trattenuto, è trasformato, è tenuto sotto controllo. Andiamo subito nell'esempio letterario più famoso. Se io chiedessi, no, ai miei studenti qual è l'opera rinascimentale letteraria come acme della nuova visione del mondo, certo, l'Orlando Furioso dell'Ariosto. Siamo nei primi del Cinquecento, ma già vi dimostrerei che anche lì, in questa visione armonica, di una, no, contemplazione del tutto con un occhio sorridente, il famoso sorriso, no, dell'Ariosto, c'è già in nuncio un sentimento di pessimismo. Poi addirittura i famosi cinque canti, Ariosto in cinque canti aveva scritto qualcosa di tremendamente pessimistico, sto sintetizzando, e poi li ha espunti dal suo capolavoro, ma certo che Dionigo è sempre lì, però è alle porte, poi arriva e prenderà il sopravvento nella seconda metà del Cinquecento. Nella seconda metà del Cinquecento arriva Tasso e lì siamo di fronte, lo vedremo, veramente alla crisi, alla malinconia, al pessimismo. Ormai è tutto dilagante, ormai non si frena più quel lato scuro. Però qui è là, ma domina l'armonia, l'ordine, la luce, Apollo. Ecco, questo è il contesto di un'Italia centro-settentrionale che, come dire, va anche a spiegare poi, no, la figura di Lorenzo, perché Lorenzo nasce e si nutre ovviamente di questo senso della bellezza e dell'armonia, di un'Italia che chiama, da tutte le parti arrivano per ovviamente ammirare le grandi città italiane. Allora, umanesimo e Rinascimento. Umanesimo è la prima parte, diciamo, cerchiamo di essere un po' convenzionali. Prima metà del 400 e soprattutto un'esperienza filologico letteraria, poi il Rinascimento è proprio, come dire, l'esplosione, no? Lo scivolo umano in tutti i suoi così livelli. Quindi nella prima metà del 500 noi possiamo parlare proprio di un Rinascimento pieno, che però già ha in sé in nuce il seme della decadenza. Questo umanesimo, e quindi il Rinascimento, no? La rinascita, la renovazio, ovviamente si può concretare, può essere così, come dire, travolgente ed esemplare, perché c'è qualcos'altro, e siamo sempre dentro il contesto storico, qualcosa che va spiegato. C'è un contesto storico che è unico, perché appartiene soltanto all'Italia centro-settentrionale, cioè la signoria, perché è proprio all'interno delle signorie che si può realizzare, no, tutto questo, quindi il mecenatismo, la ricerca della bellezza, il voler proprio cambiare il volto architettonico delle città alla luce del modello, no, classico, della perfezione della città ideale, dell'armonia, di tutto quello che conosciamo, del cosmos di sapore pitagorico. Quindi anche qui mi devo soffermare un attimo per poter poi dire di Lorenzo, perché l'Italia centro-settentrionale sarebbe veramente tanto, no? Allora perché non nell'Italia meridionale? Perché la storia italiana è una storia veramente particolare. Noi sappiamo perfettamente tutti qui che l'unità italiana è lenta ad arrivare, tarda, arriverà il 17 marzo 1861 e poi mancano ancora delle terre, quindi le tre guerre di indipendenza, la prima guerra mondiale, eccetera, eccetera. La storia è meravigliosa perché, vedete, chiama, apre. Quando si fa la storia nel profundus e non quindi solo in orizzontale ma in verticale, in modo trasversale, la storia è la materia critica più ricca e formativa, perché sarebbe bello andare a vedere, no? Perché le signorie soltanto ubicate nell'Italia centro-settentrionale? Ah, perché lì c'erano i comuni, cosa, realtà che non può essere nel sud, nell'Italia del sud, perché l'Italia del sud ha da sempre una storia completamente diversa,
culla di tante civiltà, ricordate gli arabi, i bizantini, la Magna Grecia prima, e poi arrivano i normanni con gli Altavilla, e poi Costanza d'Altavilla, pensate a Dante che la ricorda, e che sposa ovviamente Enrico VI, figlio del Barbarossa, e quindi nasce Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi. Quindi l'Italia del Sud è un'altra storia, conosce da sempre monarchie forti, accentratrici, e poi arrivano gli spagnoli. L'Italia nel centro c'è lo Stato della Chiesa, che separa, è un oiato, e poi c'è l'Italia centro-settentrionale che vive il feudalesimo, i feudi, i cavalieri, poi piano piano il feudo va in crisi, si sviluppano le città, torna la vita, siamo intorno al 1000-1100, ritorna quindi in auge il commercio, la figura del mercante, il Decamerone del Boccaccio è veramente testimonianza di tutto questo, e poi anche i comuni cominciano ad andare in crisi, perché la città ergo il comune, l'età comunale, le lotte interne, i guelfi di Bellini, e quindi sangue sparso, stanchezza dei popoli, bisogno delle popolazioni, bisogno di pace e di stabilità. Ci siamo arrivati. La tentazione dell'uomo forte, secondo me, veramente qui diventa esemplare, soprattutto nella città di Firenze. Le città comunali, che sono proprio basate su le istituzioni repubblicane, che conoscono invece momenti di frenesia continua. Dante l'aveva già colto tutto questo, soprattutto quando parla della Romagna e della Toscana, questo voltolarsi continuamente, non hanno mai tregua queste città. E quindi il popolo a un certo punto stanco delega a un signore, non un signore in un senso nobiliare, ma perché è più ricco, perché ovviamente può garantire pace, benessere, il potere. Ecco che allora ci siamo alla domanda: perché nascono le signorie italiane? Le signorie nascono sulle ceneri dei comuni. I comuni che non hanno saputo gestire il potere della legalità, della democrazia, perché le lotte intestine sono a volte feroci. Penso a Firenze, che è una delle guardate signorie più tarde ad affermarsi, nel 1378, quando Milano è già un granducato con i Visconti. Nel 1378 Firenze conosce un tumulto sanguinosissimo, e lo dicevo sempre a scuola quando lo spiegavo, non se ne parla mai, bisognerebbe citare il tumulto dei Ciompi. Lì comincia la fortuna dei Medici, perché i Ciompi, che sono i carlatori della lana, gli ultimi proprio nella scala sociale, manco hanno la possibilità di essere riconosciuti nelle arti minori, ma non solo, non hanno uno salario, è il primo tumulto sindacale, rivendicano un salario, è il massacro totale. Ecco allora, è l'inizio della fine di quell'età comunale che fa sì che piano piano il popolo fiorentino comincia a guardare a un certo Cosimo, il vecchio, no? Per distinguerlo da Cosimo primo poi, nonno di Lorenzo, che, pensate, viene dal contado. I Medici vengono dalla campagna, sembra dal Mugello addirittura, si sono arricchiti come banchieri, come mercanti, e quindi in qualche modo possono garantire a Firenze, che mantiene assolutamente sulla, come dire, il messaggio del grande Augusto, mantiene le istituzioni repubblicane, ma è chiaro che il potere è sempre più nelle mani di quel signore. Si chiama criptosignoria. Ecco, ci siamo arrivati. La signoria dei Medici, che ho studiato tanto, soprattutto nella figura del nonno e di Lorenzo, è una signoria unica nel suo affermarsi, esemplare, perché molte signorie si sono affermate con la forza, vedi Francesco Sforza, che prende il potere in qualche modo con una sorta di colpo di Stato a Milano, al posto dei Visconti, oppure signorie veramente che vedono spargimento di sangue, cioè come dire, non c'è il consenso pacifico del popolo, no, qui siamo di fronte ad una famiglia che si afferma grazie soprattutto all'appoggio del popolo fiorentino, che vedremo con Lorenzo veramente dà prova di grande adesione e fedeltà al suo signore. E ritengo che Lorenzo straordinario, perché poi ovviamente porta a compimento il tutto, ma il grande tessitore di questa ragnatela, il ragno che tesse la tela, suo nonno è Cosimo, che aveva già visto in quel ragazzino la concrezione del suo disegno, non tanto nel figlio Piero il Gottoso, il padre di Lorenzo, perché per quanto mecenate è debole, malato, soffre già di gotta, di uricemie, muore
sta al potere a 34 anni e nel 69 muore, e Lorenzo ha 20 anni, ha solo 20 anni, ma è già stato nutrito, allevato, aveva seguito il nonno, aveva seguito il papà, il padre, quindi Lorenzo è già pronto a 20 anni per diventare il signore di Firenze. Ma tutto parte da quel Cosimo il Vecchio. Vi voglio soltanto dire, citare un, ci sarebbe tanto da dire di questo nonno, no? Questo, di come riesce proprio a conquistarsi il potere e la fiducia, chiaramente con la banca dei Medici, riuscendo in qualche modo a scalzare i suoi nemici atavici, gli Albizzi e gli Strozzi, no? Su tutte le vie a Firenze, mi ricordo, cioè, portano tutti questi nomi. E lui nel 1439, lui apre le porte a Firenze ad un corteo che i fiorentini non dimenticheranno mai. Lui, amico del Papa Eugenio IV, dice al Papa: scegli Firenze come città che conosce che cosa? Per la prima volta l'incontro delle religioni cristiane che si erano divise, quella cattolica e quella ortodossa, con lo scisma d'Oriente nel 1054. Quindi Firenze apre le porte a questo corteo immortalato, poi c'è anche un giovane Lorenzo, no? A cavallo, che ha già una corona di Venosto Bozzoli sulla testa. Pensate la lungimiranza, perché fa dialogare i nemici, no, religiosi, in modo che tutti tornino ad essere dentro la res pubblica cristiana, perché i cristiani si erano divisi tra il cattolicesimo e gli ortodossi. Quindi il mondo bizantino, la capitale dell'impero, ovviamente Bisanzio, quindi Costantinopoli. Capite che quella è un'occasione unica per Firenze, perché lì di cosa si parlerà? Ma si parlerà di filosofia, perché lì c'è un certo Platone. E poi c'è già il cardinale Bessarione, che poi tornerà a Costantinopoli. E si parla di filosofia, si parla di Platone, si parla di tolleranza, si parla di un mondo, di una filosofia che di lì a poco poi troverà la sua concrezione nell'Accademia Neoplatonica, fondata dal nonno nel 62, poi lui muore nel 64. L'anima, e io chiuderò il mio intervento con quella, perché mi appartiene, l'anima dell'Accademia Platonico-Neoplatonica, che dir si voglia, nella villa di Careggi, là dove c'è l'ospedale oggi, Careggi, là c'era la villa, una delle tante ville dei Medici, là succede qualcosa di unico, e chiuderò, lo lascio là come per la finale, là, in quella colpa davvero di spiriti magni, quell'allegra brigata, Lorenzo e tutti i suoi amici intellettuali con cui condivide non soltanto l'amore per le lettere, ma la vita quotidiana. Il poliziano, uno dei suoi migliori amici, ha allevato i figli di Lorenzo, è stato il tutore dei figli di Lorenzo, quindi c'è proprio una connessione profonda. Là succede qualcosa, ripeto, di unico in tutta Italia, perché solo lì, in quella accolta, si tesse qualcosa di unico per la bellezza. E allora ecco il nonno, avete visto, no? Già nel 39 che apertura mentale, il nonno lascia il potere al figlio, il figlio muore purtroppo Piero il Gottoso e arriva Lorenzo. Ecco, Lorenzo ha 20 anni, guardate, parlare di Lorenzo è sempre un'emozione, no? Vi dicevo già l'abile equilibrista, appunto il grande equilibrista, colui che quindi ha saputo tenere in piedi qualcosa, anche se uno non sapesse nulla di Lorenzo. E io dico, l'ago della bilancia, il grande equilibrista, allora è chiaro che no, il campo semantico è evidente, ha tenuto così le fila di qualcosa, verissimo. E allora andiamo a vedere, io cercherò di proporvi l'aspetto più politico, quindi il principe, quello umanistico, poi quello letterato, sarà poi compito di Lorenzo che chiuderà, no? Perché vedrete, almeno secondo me, che anche lì, perché lui scrive poesie, insomma, poi vedremo, è quindi un artista, è molto, molto convincente. Allora, ecco, io parto di solito quando affronto dentro il mondo di Lorenzo, detto poi il Magnifico, dal 1492, parto dalla morte. 8 aprile 1492, Lorenzo, dopo settimane di grande sofferenza, muore di gotta. È una delle malattie ereditarie, insomma, che connota la famiglia dei Medici. Quella data lì è fondamentale perché è veramente, come dice Guicciardini, che poi lui si troverà nel 500 a Roma, segretario, ambasciatore del Papa, è l'inizio della fine. Ha ragione, del vero, Guicciardini dice questo quando vede 1527
La discesa delle antiche nicchie, quel sacco di Roma, atroce, feroce. Vi posso assicurare, ne parleremo quando faremo Machiavelli, che nel 1527 Roma subisce il secondo sacco, no, ad opera dei soldati mercenari tedeschi dell'imperatore Carlo V, la testimonianza cruda, realistica, imbarazzante, inquietante di Francesco Guicciardini fa male. Ci si rende conto della ferocia veramente dei soldati mercenari che non erano pagati da tempo, ma soprattutto profondamente luterani. Quindi ne parleremo anche quando faremo Lutero. Sono lì quasi non tanto, come dire, a portare le istanze dell'imperatore, ma contro la Chiesa Cattolica, sostenendo appunto Lutero. Comunque, Guicciardini dice che è l'inizio della fine. Verissimo, è l'inizio della fine della libertà italiana, è l'inizio della fine del Rinascimento, e tutto questo comincia con la morte di Lorenzo. 1492, di solito scrivo la frase alla lavagna, campeggia questa frase perché ha tre motivazioni per cui questa data dovremo imprimercela nella testa. 1492, lo vedremo forse il quarto incontro, 12 ottobre del 1492, terra, scoperta di un altro mondo, Colombo, quindi pensate che data, no? 1492, Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona compiono la Reconquista spagnola. La Spagna è una nazione unita, forte, in nome della fede cattolica, si è spagnoli per la limpieza de sangre, perché si è cattolici, cacciando nel 1492, attenzione, cacciando tutti i moriscos e tutti gli ebrei che erano il motore della Spagna. Comincia la decadenza della Spagna, che era potenzialmente la più ricca, con tutte le, come dire, i materiali preziosi che arrivavano dalle colonie, no? Scoperte ovviamente da Colombo in poi, comincia la debacle spagnola e tutti gli ebrei che si rifugiano nel cuore dell'Europa. Andavano indietro di 3 generazioni gli spagnoli a identificare una goccia di sangue ebreo e a cacciare gli ebrei. Quindi pensate la data anche come gravida, no? Di conseguenze. E poi per noi e per l'Europa, perché? Perché morendo Lorenzo davvero è l'inizio della fine della libertà italiana. Perché che cosa succede? Quindi così questo poi lo lasciamo andare. Il potere va nelle mani del figlio, Piero, non hanno tanta fantasia, si chiamava Piero il padre, uno dei figli di Lorenzo si chiama Piero. Piero è debole, è imbelle, non ha il carisma, non ha la forza del padre. E che cosa succede? Succede che per il particolarismo italiano, come dirà Guicciardini, perché ogni Stato italiano pensa a sé, Ludovico il Moro, che in quel momento ha il potere non legittimo del Ducato di Milano, non mi voglio annoiare con le date, con gli eventi, ma per capire, sto cercando di semplificare, Ludovico il Moro, per poter stare al posto del nipote, chiama i francesi. Chiama, vedete il particolarismo italiano, vedete, no? Come dire, l'egoismo, altro che spirito unitario. Chiama, è morto l'equilibrista, è morto il grande tessitore, adesso ognuno pensa a sé. E allora i francesi, con Carlo VIII di Valois, il re di Francia, attraversano, vi assicuro signori, tutta l'Italia, arrivano giù fino al Ducato di Benevento, nessuno li ferma, addirittura a Milano sono accolti con grande feste. Quando arrivano a Firenze, Piero, preso da paura, consegna le chiavi ai francesi. Dunque i fiorentini si ribellano, lo cacciano e torna pro tempore la Repubblica. Poi torneranno ovviamente i Medici, governeranno Firenze per 300 anni, dove arriveranno fino al 1700 il Granducato di Toscana. Poi arrivano i Lorena. Quindi voi capite che Carlo VIII poi torna indietro, non acquisisce nessuna terra, ma è dopo di lui, Luigi XII, cioè tutti i re capiranno che noi siamo ricchissimi, una terra bella, no? Da un punto di vista culturale, florida, fiorente, e debole, divisa, e allora comincerà, quindi per farvi capire quella morte che cosa significhi per noi italiani, comincerà un periodo veramente terribile di guerre continue, sanguinosissime, vi assicuro, tra gli spagnoli e i francesi, perché gli spagnoli che sono nel sud rivendicano il nord, i francesi rivendicano il sud perché nel 1282 erano stati cacciati, c'erano gli angioini, ricordate, giù c'erano gli angioini, con la pace di Caldabellotta 1302 arrivano gli spagnoli, si prendono la Sicilia e piano piano, chiamate ai siciliani, piano piano, e arriviamo al 1442, 43, 44, gli spagnoli con gli aragonesi hanno tutta l'Italia del sud, hanno il regno di Napoli e il regno di Sicilia d'Aragona. Quindi loro vogliono anche il nord, i
francesi vogliono il sud rivendicando Roli e Angioini e l'Italia è un territorio sanguinosissimo di scontri. Qui la morte di Lorenzo ha determinato tutto questo, si arriverà alla pace di Cateau-Cambrésis 1559 che segna la sconfitta definitiva dei francesi e lo sappiamo bene grazie anche a Manzoni che l'Italia sarà sotto l'egida spagnola tutta intera tranne ovviamente lo Stato della Chiesa, qualche isola metaforica in Piemonte, il Regno di Sardegna, insomma futuro, ma indirettamente o direttamente gli spagnoli hanno il loro centro a Milano, pensiamo a Manzoni, no? Quindi quella morte, perché? Perché quella morte ha fatto crollare tutto? Perché l'Italia era in pace, i grandi stati italiani, soprattutto sono il Granducato di Milano, la Repubblica di Venezia, la Serenissima, lo Stato della Chiesa e ovviamente l'Italia meridionale e il Granducato di Toscana, in questo momento la Signoria con Lorenzo, erano in equilibrio grazie a lui. Lui con la sua diplomazia, con il parlare, e poi vi racconterò un episodio incredibile, con lettere che scrive continuamente, con il metterci la faccia, andare di persona a parlare con i vari rappresentanti, lui riesce a spezzare le, come dire, le alleanze, no, contro di lui e tiene l'Italia in equilibrio. Ecco la famosa politica dell'equilibrio. 1454, l'artefice suo nonno, è sempre, vedete, Cosimo, che riesce a stipulare la famosa pace di Lodi. L'Italia si controlla. Pensate che hanno già intuito un principio che metterà in atto Bismarck. A me piacciono questi collegamenti. Nel 1800, potere che controlla il potere. È vero, non è una pace vera, non è una pace basata sul ti voglio bene, ti aiuto in modo reciproco, no? Andiamo avanti insieme verso il bene comune. No, ci si controlla in modo che nessuno prenda il potere, ma intanto la pace va avanti. E per 40 anni, finché Lorenzo non muore, l'Italia non conosce guerre. Ci sono tensioni, arriva Lorenzo, le smussa, le rovescia addirittura nelle alleanze veramente, come dire, ormai no, ancestrali. E in questo lui è straordinario, perché con la sua affabilità, con la sua mitezza, con la sua cultura, con la sua ars oratoria, con la sua generosità, riesce a tenere, ecco perché è il grande equilibrista. Vi faccio un esempio. Arriviamo ad una data che mi ha sempre colpito. Ogni volta, io ho abitato a Firenze per 10 anni, ogni volta in cui entravo dentro Santa Maria del Fiore, veramente non è per fare, no, in modo pleonastico così della retorica, però vi assicuro, io pensavo a quella scena. C'è appunto là il punto è indicato in cui il 26 aprile del 1478 Lorenzo, che ormai è signore di Firenze, no, dal 69, sta appunto con il fratello amatissimo Giuliano e la madre Lucrezia Tornabuoni, sta assistendo alla messa. 26 aprile 1478, lo sappiamo tutti che cosa succede, la congiura dei pazzi. Perché è chiaro che, no, il successo di Lorenzo ovviamente è inviso a molte famiglie che sono più nobili come sangue, come lignaggio e che sono, come dire, meno ricche e meno amate. I pazzi sono i nemici. Prima appoggiavano Lorenzo. Pensate che la sorella amatissima Bianca, sorella di Lorenzo, ha sposato Guglielmo dei Pazzi. Qui uno dei pazzi è cognato di Lorenzo. Lorenzo è a messa con suo fratello Giuliano e la madre e due sicari, poi sul numero 2-3 comunque, da dietro, no, cappucciati, ovviamente il piano è quello di uccidere Lorenzo soprattutto, e poi anche il fratello Giuliano, ma è Lorenzo la mira, la vittima designata. Poliziano, che è vicino a Lorenzo, riesce a strattonare Lorenzo, lo butta in sacristia insieme alla madre. Purtroppo muore Giuliano sotto le pugnalate di chi? Francesco Pazzi, Jacopo Pazzi che è il patriarca, ma dietro c'è il Papa, c'è Sisto IV e suo nipote che noi conosciamo, un certo Girolamo Riario, la nostra, no, qua, leonessa Caterina appunto Sforza. Quindi è chiaro, no, che è un momento drammatico. Lorenzo metterà in atto una vendetta veramente, come dire, implacabile, perché il dolore lo accompagnerà per tutta la vita. In certe lettere continua a parlare dell'amatissimo fratello Giuliano, ma è il popolo di Firenze che dà prova. Il mio prof diceva bene,
la signoria di Firenze comincia nel 1478, non nel 69, quando con la congiura dei pazzi Lorenzo viene proprio battezzato Signore Amantissimo. Perché cosa fa il popolo? Il popolo lincia, rincorre ovviamente noi sicari che vengono presi e impiccati a testa in giù nel palazzo della signoria. Quindi un popolo intero che sostiene il suo signore. Jacopo De Pazzi intanto era andato nel palazzo della signoria in piazza in attesa, perché pensava ovviamente, no, che l'esito sarebbe stato favorevole, e c'era anche Francesco Salviati, che tra l'altro l'arcivescovo di Urbino, mi sembra, comunque in ogni caso c'era appunto anche un uomo di chiesa. Vengono tutti giustiziati e Jacopo è lì che sta aspettando, nel momento in cui dice a morte, no, il tiranno, il popolo invece si solleva a difesa del suo signore. Ecco, allora lì comincia davvero la storia del Magnifico. Quella congiura è la prova per Lorenzo dell'amore che il popolo ha per lui. Allora noi capiamo perché Cristoforo Landino, che era uno degli amici, dei grandi umanisti, ha scritto qualcosa di Lorenzo che a me è rimasto sempre qua, una frase in latino che tutti i miei studenti sanno, perché è la frase perfetta, secondo me, per poter spiegare il fascino di un uomo forte, la malia anche seducente di un uomo forte che fa sì che sia talmente piacevole stare sotto di lui, sotto il suo governo, che rinuncia ai miei diritti. Dice Cristoforo Landino, parlando del principe che illuminava tutti, suavius regi quam regere. È più dolce, suavius, più dolce essere governati che governare sotto Lorenzo. Pensate, no? Questo è il suo gioiello, è riuscito a farsi amare al punto tale che il popolo preferiva appunto essere governato che governare, perché Lorenzo pensava anche al popolo, ma al popolo veramente, la cultura popolare, e lo vedremo poi dopo. La sua costruzione del consenso, è chiaro che c'è sempre un don't mess, certo che lui deve costruire il consenso proprio per affermare il suo potere, ma non è, capito, una costruzione, questo lo potete trovare ovunque, una costruzione del consenso con la forza, con l'inganno, con la menzogna, con la dissimulatio, che poi invece sarà una virtù assolutamente di tutto il 1600. Ricordo un certo Torquato Accetto che scrive un trattato sulla nuova virtù del 600, la nuova virtù dei principi, dei regnanti, la dissimulatio. Pensate al Re Sole, lui è l'emblema della dissimulatio. Terribile per me la dissimulatio. Lorenzo non è così, assolutamente, guai, non è un dissimulatore, perché è davvero quell'uomo mite, equilibrato, che crede nella cultura, che vuole il bene della sua città. E per ridisegnare quel volto, lui, e questo è un punto debole, il suo tallone d'Achille, ha sciaraquato il patrimonio, verissimo, non lo sa gestire, verissimo, perché pensate, finanziava lui, finanziava i suoi uomini, i suoi intellettuali, finanziava i giovani che arrivavano a Firenze per imparare presso la bottega del Verrocchio, e lui andava, li guardava, li osservava, e io allora immagino quando passeggio in piazza San Marco, lì c'era il giardino di San Marco. Cosa faceva Lorenzo? Questi sono esempi concreti della forza, della grandezza di questo mecenate. Lui aveva messo a disposizione là in quel giardino tutte le sue statue, il suo patrimonio, classiche. Arrivavano questi giovani, osservavano, le prendevano, capite, come modello, e lì c'erano questi blocchi di marmo che arrivavano dalle cave, no? Ovviamente di Massa Carrara, tutto pagato da Lorenzo, e loro gratuitamente si allenavano. E un giorno ne vede uno e lo colpisce. Per la sua maestria, stava scolpendo questo fauno, questa testa gigante, no? Un fauno vecchio, e gli fa un'osservazione dicendo: ma se è vecchio, i denti sono troppo perfetti. Allora questo giovane, poi con lo scalpello, toglie i denti, quella bocca di grignante così perfetta, che Lorenzo si innamora di quel giovane Michelangelo. E per diversi anni Michelangelo è altesco, come dice poi il poliziano, alla tavola di Lorenzo, lo prende come un figlio e lo porta a casa sua e vive lì e mangia alla tavola con i suoi figli in palazzo medico Riccardi, che è in via Cavour, allora si chiamava via Larga. Riconosce, no, la genialità di quel giovane ragazzo e lo porta a casa con sé. Quindi, capite, no, la sua generosità lo porta anche veramente poi a
a disperdere il denaro quando sua madre muore nell'82, grande Lucrezia Tornabuoni, una delle donne fondamentali della sua vita, lui non sa più gestire il patrimonio perché era lei. Cosimo il Vecchio diceva che Lucrezia era l'unico uomo di casa davvero, una grandissima donna, anche lei letterata, innamorata della cultura. Lei faceva lezioni di latino ai suoi figli, quindi invitava in casa tutti i grandi letterati perché aveva già visto in quel bambino, in quel figlio prediletto, no? Quel futuro principe. Quindi lui è cresciuto anche in un ambiente di grande cultura, di grande, come dire, humanitas, no? Paideia. Quindi questo sicuramente. Vi dicevo, quel 1478 segna la sua forza. E cosa succede? Succede chiaramente che si verificano delle tensioni, perché il Papa, che non ammette di essere comunque il Deus ex machina, Sisto IV, minaccia Lorenzo e scomunica la città di Firenze, dicendo ai fiorentini, sentirco, voi non siete colpevoli, se vi consegnate Lorenzo, e lui manda una delegazione pontificia ad arrestare Lorenzo, io vi libero dalla scomunica, datemi quel demonio. Eh no, i fiorentini non ci stanno, non vogliono assolutamente saperne di cadere sotto l'egida poi del pontefice, però le tensioni interne ci sono. Lorenzo sente che deve fare qualcosa, perché si scatena una guerra, perché ovviamente le truppe del Papa, aiutate dal regno di Napoli, e nel regno di Napoli c'è un certo Ferrante, che pensate, su lui c'è la favola nera, dicevano che era il lupo nella tana, si parlava di cadaveri imbalsamati, di convivi, come dire, banchetti, e lui uccideva tutti. Tutti erano terrorizzati da Ferrante, Ferdinando d'Aragona. Cosa fa Lorenzo? Io lo ammiro per questo. Da solo non vuole nessuno, non vuole, come dire, scorta, da solo lascia una lettera ai fiorentini, l'ha trovato ovunque, lettera ai fiorentini che viene affissa in piazza San Miniato, commovente, spiega perché deve fare questo, deve salvare Firenze, deve salvare la sua Repubblica, non dice il suo Principato, signoria, la mia Repubblica fiorentina, vado nella tana del lupo, porta tantissimi regali, è generosissimo, e per tre mesi, da dicembre del 79 alla fine di febbraio dell'80, lui sta là nella tana di Ferrante, e nasce un'amicizia, e Ferrante passa dalla parte di Lorenzo, pensate la rabbia del Papa, Ferrante diventa alleato, pensate la conquista che ha fatto. Tutto questo ovviamente avrà una ridondanza, no? Andrà extra media, fuori delle mura di Firenze, fuori delle mura italiane, perché Ferrante, il regno di Napoli, potentissimo, diventerà amico di Firenze, andando a scardinare l'alleanza con il Papa. Questo grazie alla sua maestria, certo che ci sa fare, sagace, certamente, ha una non furbizia, ha quell'astuzia, no? Che ben conosciamo, che insomma in qualche modo mi ricorda la capacità di Ulisse di veramente volgere tutte le situazioni a proprio favore, grazie a quella metis, che è una virtù nei greci, che è l'astuzia alta di un uomo veramente intelligente, di un uomo pacato, mite, che sa parlare, che conosce i classici, che cita, che trova, esempla e li, come dire, li concreta, li mette in atto, il tuo vincitore. E lo dice Machiavelli, era andato via grande, tornò grandissimo. E la sua fama, appunto, cominciò a diffondersi. Pensate che viene chiamato il principe senza corona, molto più principe di tanti regnanti, delle case europee. Il suo mito comincia a diffondersi, e davvero da quel 79-80, finché non muore, purtroppo, muore troppo presto, perché ha 43 anni, ma la gotta non perdona, lui davvero cambia il volto di Firenze. Lui dice che vuol fare di Firenze una novella Atene, nell'ottica di una renovazione culturale, e quindi il suo mecenatismo è un mecenatismo, secondo me, ancora più vero, ancora più alto di quello di Augusto. Perché Augusto sì, amava la cultura, però a parte era molto più ferreo, meno empatico, come dire, e anche sì, conoscitore, certo, delle umane lettere, ma non era lui un letterato. No, qui siamo di fronte a qualcuno che è un politico grande, un umanista grande e davvero un artista. Quindi lui realizza un miracolo. Lui vuole che tutti, come dire, possano arrivare a Firenze
e possano guardare Firenze con stupore dicendo: siamo di fronte ad una nuova Atene, ad un secolo d'oro. E altro aspetto inusitato, nuovo, che non ha nessun altro signore, credetemi, lui è così generoso, certo che anche un fiore all'occhiello, questo, però è così generoso che fa sì che i suoi uomini, i suoi amici, il poliziano, Leonardo, pensate, lui consiglia Lodovico il Moro, Leonardo, lo manda a Milano, e sappiamo poi a Milano che cosa succederà, il grande Leonardo, oppure consiglia lo stesso poliziano, e poi c'è il pollaiolo, alla re di Portogallo, cioè lui presta i suoi uomini alle altre corti perché possono portare il signum fiorentino, lo stile di Firenze, e possono veramente mettere in atto una competizione sana, perché le altre corti cominciano a emulare la Firenze di Lorenzo. Quindi immaginate questa, no, diaspora straordinaria, gratuita, generosa, perché li paga lui. Lui sovvenziona questi viaggi, no? Presso le altre corti, in modo appunto che Firenze, il mito di Firenze, questa Atene appunto, no, italiana, possa contagiare tutte le altre corti, tutte le altre città. E io mi entusiasmo perché, ripeto, siamo veramente, no, nel 1400, altra cosa che fa, abbiamo la prima accademia d'arte, ve lo dicevo prima, qui lui, con quel giardino di San Marco, fonda un'accademia dove i ragazzi andavano a studiare gratuitamente e mette a disposizione tutti i mezzi che ha, le biblioteche, i libri. Ecco, e quando arriva a questo punto, abbiamo tempo, arriva il suo nemico, che io proprio non riesco ad amarlo, chiedo bene a questo frate, poverino, è morto, impiccato, poi bruciato, sì, il Savonarola. È proprio il nemico di Lorenzo. Lorenzo comincia a star male, ha perso la madre, 1482. Il dolore per la sorella, Bianca. Bianca ama Guglielmo dei Pazzi. Guglielmo sembra che non c'entri nulla in quella congiura dove il fratello invece lo ha coinvolto, Francesco, e ovviamente viene giustiziato. Però Lorenzo è implacabile e lo manda in esilio. E Bianca segue il marito. Quindi lui ha perso anche sua sorella, perché lui era legatissimo ai suoi fratelli. Quindi la morte di Giuliano, la perdita della madre che muore, la perdita della sorella, quindi Lorenzo soffre, anche se credevi, ha sempre un sorriso, le testimonianze di Poliziano, di Marsilio Ficino, grande, grande filosofo alla corte del nostro Magnifico, sono testimonianze all'insegna di un uomo, come dicono loro, che è sempre per loro un sole, un faro, luce. Cioè Lorenzo non alza mai la voce. Quindi è proprio il Signore, non per eccellenza, l'amico fidato. E arriva questo Savonarola. E la storia di Firenze, che amo tanto, è sempre unica, è sempre esemplare. Esemplare come esempio, in questo caso non è da imitare, perché i Savonarola cominciano, anche lui è infuocato, è il dono della parola, a far sì che, insomma, Firenze conosca la sua parola contro Lorenzo. Perché? Perché da uomo del Medioevo, e qui va detto, nel senso quel Medioevo che, in cui non credo, ma nella Vulgata sei del Medioevo, no? Quindi vuol dire cose proprio chiuse, oscurantismo, roba da Medioevo. Lui è un uomo del Medioevo, accidenti, lo è. Perché pur riconoscendo al Savonarola il fatto che lui urla contro la corruzione della Chiesa, di cui parleremo con Lutero, e ha ragione, la corruzione endemica, il nepotismo, la vendita delle indulgenze, però ha una visione della vita, si torna indietro, altro che l'uomo al centro, si torna al teocentrismo. E che cosa non sopporta di Lorenzo? Il fatto che Lorenzo invece sia un inno alla vita, il fatto che Lorenzo inviti a leggere, spirito critico, libertà di pensiero, perché credetemi, sento che i signori a corte, i suoi amici intellettuali sono legati a lui, ma in un rapporto di grande libertà, non c'è quel senso unico come è invece in Augusto, Attenzione, la laudatio a tutti i costi per esaltare l'impero. C'è grande libertà, c'è aria che circola, perché lui è come loro. Questo va detto, qui non è il mio amore per Lorenzo, questo è proprio molto obiettivo ed oggettivo. È un signore unico anche da questo punto di vista, e dà fastidio per i suoi canti carnascialeschi, per le feste, lo vedremo, quell'etonismo elegante, no? Come bella giovinezza, ma dirà poi Lorenzo, che dà fastidio a un uomo del Medioevo così chiuso. E comincia a dire: attenzione fiorentini, lui è tanto dolce, ma è un demonio.
dietro quel volto d'angelo si cela il demonio. E quindi tutto questo comincia a serpeggiare, è tenuto a bada. Pensate che sul letto di morte Lorenzo vuole, io questo vuole il Savonarola. Arriva il Savonarola, no? Chiede perdono di tutti i peccati, lo benedice, e poi muore Lorenzo e comincia la follia del Savonarola. E il popolo fiorentino lì non si è comportato proprio bene, ma insomma lo perdoniamo in qualche modo, perché viene la massa, no? Che viene serializzata, omologata, no? Manzoni lo sa bene, non capisce più niente, perché è molto bravo a livello emozionale il Savonarola, comincia a convincere tutti che bisogna tornare ad uno stile austero, perché quello stile gaudente di Bacco e Arianna porta la filosofia neoplatonica, poi non ne parliamo, porterà alla fine di Firenze. Quindi per 4 anni chiudo qui questo discorso. Firenze conosce qualcosa che nessun'altra città italiana ha conosciuto, una repubblica teocratica, perché lui, che voleva tanto la libertà della Chiesa, diventa un dittatore. Dal 94 al 98 Firenze vive una stagione pazzesca sotto un pazzo, lo dico per fortuna. Poi la morte è stata terribile, almeno Alessandro VI Borgia, papa incredibilmente corrotto, lo conosceremo, poi vedremo, lo conosciamo, insomma, Lucrezia Borgia, il duca di Valentino, e alla fine appunto lo fa tacere, per fortuna, perché lo sapete che bruciava tutti i libri, aveva messo a fare fuoco le biblioteche. Questa è veramente la follia, no, dell'intransigenza. Comunque non lasciamo andare Savonarola ormai a quello che doveva fare, se, che doveva essere così. Però ecco, per chiudere quindi, no, questo neo di questo Savonarola che cerca di infangare, però il mito resiste. Pensate che quando muore Poliziano, dice che racconta, ci sono stati in quella notte dei fenomeni, ci sono accese delle luci, ci sono state delle premonizioni, quindi adesso non leggo, ma una testimonianza molto forte di una notte fondamentale, perché è come se il sole si fosse addormentato, quindi un'immagine che ci comunica tutto l'amore. E allora perché come dire, voglio tornare un attimo su questa accademia, chiudo con quello che io ritengo sia il capolavoro filosofico di Lorenzo, e quindi aprire la porta poi alla letteratura. Perché pensate che in questa villa di Careggi, non so se avete mai, state a Firenze, penso di sì, oppure nella villa Poggio a Caiano, la villa Poggio a Caiano è la città ideale, Lorenzo voleva applicare la città ideale platonica, no? Callipoli, quella che aveva già teorizzato Leon Battista Alberti, no? C'è poi un quadro dell'anonimo famoso, la città perfetta, la voleva applicare a Firenze, ma Firenze era già cresciuta in un modo, come dire, aggrovigliato, non si poteva ristrutturare il tutto, cioè potevi applicare quell'armonia sui singoli edifici, quindi lui lo fa sui singoli edifici, poi fa creare dal San Gallo, comincia lui i lavori, la villa Poggio a Caiano, che ho visto che è la città ideale, Platone sicuramente avrebbe amato quel luogo, lì diventa proprio il luogo, no, delle riunioni dove si ritrovano, ed è tutto, pensate che vi chiudo questa parte della città ideale, è tutto dedicato alla ninfa Ambra, inseguita dal fiume Ombrone, lei viene trasformata in questa pietra, e vi assicuro, per farvi capire che siamo di fronte a un'unicità, non c'è in nessun'altra parte, che tutta quella villa è stata costruita sulla simbologia, è tutta piena di simboli, e nel primo riquadro, ad esempio, qua, come si entra, c'è il mito della caverna, perché è tutto un viaggio dell'anima, è tutto costruito con i giardini, le piante, le virtù delle piante collegate alla proprietà degli astri, è tutto collegato su questo percorso dell'anima iniziatico. Lorenzo ha voluto quella villa, un percorso iniziatico dell'anima, con i colori, con i metalli, con le piante e con gli astri. Che cos'è questo? Ma questi sono i presocratici, questi sono, ricordate quando ci siamo incontrati le prime sere nel salone comunale, questi sono veramente i naturalisti, i fisiologi, no, greci, questo è il naturalismo del 500 di Giordano Bruno, questa è la visione del microcosmo-macrocosmo, bisogna dirlo, perché nei libri di storia di questo aspetto di Lorenzo non si parla mai. E allora chiudo e lo dico, e mi tocca correre. Lorenzo, anticipato dal nonno, ha fatto venire a Firenze, cioè ha portato avanti il lavoro del nonno, che aveva fatto venire a Firenze Marsilio Ficino, per tradurre il corpus ermetico di Ermete Trismegisto, quindi un libro
che era stato portato a Frate, trovato in Macedonia, scritto intorno al 100 d.C., e ieroglifica. Questo testo, anche questo incredibile, pieno di simboli, che se ne andiamo a vedere, sono tutti simboli poi che nel corso del Rinascimento, no, sono stati applicati alle costruzioni. Sono tutti simboli che vengono da Pitagora, da Platone, dalla geometria sacra, e sono applicati. Aldo Manuzio stampa la prima edizione dei geroglifici. Tutto qua, viene tutto in questa fucina fiorentina, ma va detto, là nella villa di Careggi a Poggio a Caiano, là dove c'è l'Accademia Neoplatonica, perché torna Platone. Perché? Che cosa succede? E sull'onda di questa immagine vi saluto, succede che Marsilio Ficino, chiamato appunto dal nonno, da Cosimo, e Cosimo aveva detto, traduci in latino, dal greco, questo testo, no, del Corpus Hermeticum, Ermete Trismegisto. Ma al contempo, 1453, caduta di Costantinopoli, lo sappiamo, nelle mani dei turchi. I dotti bizantini scappano, una diaspora va verso Mosca, una parte arriva in Italia, a Firenze, torna Bessarione, torna l'amico, torna finalmente Platone. Bessarione porta Platone e il nonno, e poi infine sarà Lorenzo, però che continuerà, perché purtroppo il nonno muore 2 anni dopo, quindi Lorenzo dirà a Ficino di tradurre Platone dal greco al latino. Platone finalmente che arriva a noi. Capite la genialità di questo princeps? E lì, in quell'accolta, mi dicevo, di spiriti magni, davvero a Careggi si parla di Platone, della filosofia, del re, ricordate il sogno di Platone di Seneca? Il sovrano illuminato. La mamma già l'aveva capito, educato alla filosofia, ma soprattutto alla consapevolezza che siamo tutti collegati, microcosmo, macrocosmo, e tutti i giardini della villa di Careggi erano tutti modulati, veramente, credetemi, su questo percorso iniziatico delle piante, delle erbe, dei simboli nascosti che rimandano a quel sapere che conosciamo. E allora uno dice no, quel famoso chapeau di fronte veramente a tanta consapevolezza, a tanta lungimiranza. Allora andiamo a vedere questo Lorenzo, il politico, il mecenate, il vero umanista e il letterato, sì, perché c'è una produzione anche straordinaria che si studia in letteratura italiana. E alla domanda risponderà poi lui, che noi facciamo con gli studenti, ma questa produzione letteraria è dilettantismo alto, è eclettismo o è una vera vocazione letteraria? C'è una lettera del nostro Lorenzo de' Medici in cui dà una risposta, ma adesso la risposta la darà Lorenzo. Io sono convinto che sia una vocazione, ma toccherà lui andare a dipanare la matassa di questo straordinario princeps dell'umanesimo e del Rinascimento italiano, a cui dobbiamo 40 anni, pensate un po', di pace. Quindi sentiamo adesso che cosa da dire il nostro questo pregio di dare questa lettura della storia in chiave con i collegamenti, diciamo così, con i collegamenti e anche in chiave introspettiva e anche in chiave critica e anche in una visione insieme che ci dà e che ci aiuta a capire tante cose che forse magari chi ha studiato Lorenzo il Magnifico forse non sui libri di storia non ha fatto tutti questi collegamenti. Questo è importante, non prego se devi. La riflessione è questa, quindi l'importanza diciamo di questi incontri con Manuel sono proprio una chiave di lettura diversa, importante, con collegamenti direi quasi inediti per chi non ha
avuto l'onore di poter seguire Emanuele durante gli studi, eccetera, eccetera, che non sono comuni, quindi grazie. Tanti docenti lavorano come la sottoscrizione. Vabbè, diciamo che però, diciamo, noi abbiamo modo di apprezzare te, abbiamo modo di apprezzare, è vero che poi la sala è piena, follì. Per parlare di Lorenzo De Medici, voglio dire, alla sera, dopo che abbiamo lavorato, devo dire che veramente, insomma, ci teniamo e apprezziamo questa cosa qui. Grazie. Quindi io credo che un altro applauso ci voglia, perché io voglio... Detto questo, lasciamo la parola a Lorenzo, cioè al professor Santutti, che è il figlio di Manuela, ovviamente, ma non è solo il figlio di Manuela, è anche un illustre docente che ci spiegherà la letteratura, eccetera, e noi ascolteremo in leggero silenzio, perché sappiamo che è come la mamma, al momento poi vedremo, insomma. Va bene. Non saprei rispondere alla domanda che mi hai fatto. Per fatto è vocazione, è lascia tempo che trova, sì, sicuramente lo lascia tempo che trova. Lorenzo è premio della cultura di cui si fa portavoce, sicuramente circondato da tutti i suoi grandi filosofi, scrittori, eccetera. Quello che forse non ci aspettiamo, ecco, essendo il principale mecenate del periodo umanista in Italia, cioè colui che appunto accoglie i grandi scrittori, filosofi, letterati, e quant'altro, ci aspettiamo da lui, forse il luogo comune è aspettarsi un certo tipo di produzione letteraria, alta, impegnata, filosofica, in latino, che è quello che ci aspettiamo, perché la grande lingua che riscoprono gli umanisti è proprio il latino. Ecco, in realtà, andando a vedere, c'è proprio una parte, una buona parte della produzione di Lorenzo che va in una maniera contraria, che rema contrariamente rispetto a questo. Innanzitutto dobbiamo avere in mente, ecco, forse un concetto che non è così scontato, ovvero il significato di comico. Il comico e il tragico nella letteratura, la tragedia e la commedia fin dall'antica Grecia. Comico, nel senso di stile letterario, non vuol dire necessariamente uno stile appunto non impegnato, uno stile di poco conto, a differenza della tragedia, che è il grande stile. Certo, c'è sicuramente questa differenza, ma lo possiamo interpretare come lo stile tragico, lo stile più alto, che parla dei grandi sentimenti, della grande filosofia, dei grandi temi. Lo stile comico è lo stile sicuramente che potremmo definire più popolare, è lo stile più vicino alla quotidianità, che abbassa il linguaggio, ma non per questo è meno importante. E io penso che noi consideriamo Dante il più grande poeta della letteratura italiana proprio per la sua straordinaria capacità di dosare continuamente questi due stili, tragico e comico allo stesso tempo, lo stile alto e lo stile basso. Infatti viene definito plurilinguismo quello di Dante, l'uso di più lingue. Ecco, Lorenzo, fin dalla giovinezza, è legatissimo allo stile comico, lo stile popolare, popolaresco, che gli viene sicuramente dalla cultura ancora medievale, una cultura tardo medievale ancora molto presente a Firenze. Pensate che c'era il famoso Burchiello, che era le rime alla Burchia. Burchiello era un barbiere fiorentino e presso il suo negozio a Firenze si riunivano questi aspiranti poeti versificatori che appunto producevano poesia alla Burchia. Oggi noi diremmo no sense. Mettevano insieme versi, parole, una cozzaglia di suoni, di parole che non hanno senso leggendole, non c'è un significato, ma era un divertimento, era un divertissement, era un modo popolaresco per divertirsi. E sicuramente Lorenzo è legato a questo tipo, non solo a questo ovviamente, perché la componente, se lo vediamo, più umanista arriva, come si arriva, ma c'è sicuramente questa parte che gli arriva proprio da sua madre. Lucrezia Tornabuoni, grande anche lei, letterata, studiosa, era autrice di laudi, di storie sacre, non a caso sarà proprio Lucrezia Tornabuoni che commissionerà a un autore che spesso viene dimenticato nella letteratura, che è Luigi Pulci, il Morgante, che è un poema completamente parodico, che rovescia completamente l'epica dei grandi cavalieri di Carlo Magno, dei grandi paladini della Chanson de Roland, rovescia completamente tutto. E infatti poi Lucrezia non sarà tanto contenta del risultato raggiunto da Pulci
avrà calcato troppo la mano, secondo lei. Però ecco, Lorenzo era amico, conosceva Luigi Pulci, quindi insomma, è interessante notare che fin da subito le opere di Lorenzo, giovanili soprattutto, sono legate a quello che noi potremmo chiamare un intrattenimento giocoso, tipico di quella che viene chiamata la brigata laurenziana. Questi giovani riuniti che appunto si divertivano molto spesso in questi componimenti. Lo stesso Dante nella sua vita giovanile versificava con Foresi Donati e si dicevano le peggio cose nelle loro poesie, ma era scherzoso, era un modo per scherzare tra di loro, per ridere. E in questa fase giovanile di Lorenzo de' Medici troviamo, per citarvene una in particolare, secondo me l'opera più interessante, che è quello che viene chiamato Il Simposio. Subito la mente va a Platone. Il Simposio, grande dialogo, eccetera. Niente di più lontano di questo. Il Simposio si intende proprio, come lo possiamo intendere, la riunione di amici, di conoscenti, a bere vino, a chiacchierare e a scherzare. Il Simposio, se lo dovessimo proprio descrivere in maniera molto schietta, è una rassegna degli ubriaconi di Firenze. C'era l'osteria di Rifredi, Firenze Rifredi, dove si recava anche signori famosi, personaggi importanti di Firenze, a bere, a fare cacciare, a fare divertimento. E questo Lorenzo ce lo presenta nel Simposio. Chiaramente tra i suoi modelli c'è il Dante comico, il Dante con lo stile più basso, popolare. Non a caso è un'opera scritta in terzine dantesche, ovvero appunto strofe di tre versi, secondo la rima, no, la rima che è la tipica rima dantesca, ABA, BCB, eccetera, eccetera. Ecco, Lorenzo descrive questi personaggi che si recano alla osteria di Firenze, che si recano, e lui li paragona proprio alle bestie, agli animali che si recano lì a mangiare, a bere, ma sempre con pubblicità. Non c'è un senso di condanna, ovviamente, di diffamazione, è tutto molto scherzoso, molto giocoso. È un simposio di vino, di cacciara, di divertimento. Vi leggo qualche citazione. Qui parla, ad esempio, quando si sta avvicinando la brigata di Strozzi degli Strozzi, la famiglia Strozzi, ancora oggi Palazzo Strozzi, uno dei più famosi di Firenze, e dice Lorenzo: come, tornando di pastura al truogo, corrono i porci per la pappolata, così costor per ritrovarsi al luogo. Cioè, questa brigata va all'osteria, al luogo, come i porci che corrono per la pappolata, lo sentite anche in linguaggio come basso, come popolare, e tornano dalla pastura per andare al truogo, il truogo, l'intruglio che mangiano i maiali, insomma, è un altro passaggio dove dice: chi è costui, vede arrivare un altro da lontano, chi è costui che pare una ebra bertuccia, una scimmia ubriaca, che impiantati ai l'un e l'altro occhiolino, cioè che ha gli occhi imbischiati, impiastricciati. Pensate che, facendo una ricerca filologica, questo termine, impianati, è il termine che Dante usa per parlare dei diavoli immersi nella pece, nella bolgia dei barattieri. Quindi è evidente subito, lo sentiamo anche questo linguaggio. Forse l'opera più famosa di questo periodo, però, è La Nencia da Barberino. Un'opera del 1468, Lorenzo ha appena 19 anni, per dirla alla toscana è un pischetto proprio, giovanissimo, nonostante l'anno dopo prenderà il potere a Firenze, e in questa Nencia da Barberino il contadino Ballera, protagonista, canta il suo amore per Nercia, una contadina di Barberino del Mugello, sopra Firenze, che però poi lei non lo considera. E vi leggo appunto questa lode alla donna amata, che tutti noi ci immaginiamo è una grande tradizione letteraria italiana, fino alla poesia dell'Origine, lo Stil Novo, Dante, e poi dopo Petrarca, le grandi rime per la donna amata. Ma sentite il rovesciamento parodico. Ardo d'amore, e conviemmi cantare per una dama che mi strugge il cuore, che ogni otta che io la sento ricordare, e il cuor me brilla e par che gli esca fuori. Ella non trova le bellezze pare, con gli occhi gitta fiaccole d'amore. Io sono stato in città in castella e mai ne vidi niuna tanto bella. Io sono stato a Empoli al mercato, a Prato, a Monticelli, a San Casciano, a Colla, a Poggibonsi, a San Donato, a Grieve, Inquinamento, a Decomano, Feghine, Castelfranco ricercato, San Piero, il Borgo, e Mangone e Gagliano. Più bel mercato che in tutto il mondo sia è Barberino, dov'è la Nencia mia. Non vidi mai fanciulla tanto onesta, né tanto se niente rivelata,
non vidi mai la pileggiata testa, né si lucente né si ben quadrata, con quelle ciglia che pare una festa, quand'ella l'alza che della meguata, entro quel mezzo è il naso, tanto bello che par proprio bucato col succhiello, che è l'arnese del falegname per forare il legno. Le labbra rosse paiono de corallo, e abbi dentro due filar di denti che son più bianchi che quei del cavallo. Da ogni lato vane più di denti, le gote bianche paiono de cristallo, senz'altro liscio né scorticamenti, rosse entro il mezzo quanto è una rosa che non si vide mai più bella cosa. E poi più avanti paragona i suoi capelli neri al carbone, e poi alla fine dice: ella è drittamente ballerina che la se lancia come una capretta, girasi come ruota de mulina ed essi della mano la scarpetta. Insomma, è evidente il totale rovesciamento parodico, cioè prendo i classici, quelli che si chiamerebbero i topoi, cioè i temi tipici, le immagini tipiche della donna cantata dai poeti, e le rovescio e le paragono al carbone, al cavallo, alla capretta. È un totale abbassamento dello stile. E poi citare tutti questi luoghi, che chi conosce Firenze, la campagna fiorentina, conosce benissimo: Empoli, Poggi Bonsi, Colle, San Casciano, eccetera. E pensate che addirittura alla fine della loda, non ve l'ho detto, ma alla fine dice che il suo viso di lei è morbido e bianco come il sugnaccio. Il sugnaccio è un panetto di grasso di maiale, bianco come il grasso del maiale. Quindi vedete, totale abbassamento. Ecco, sicuramente, al di là di questi esperimenti giovanili, Lorenzo, da quando sarà al potere, nel 1469, conosce poi una linea molto più impegnata. Conosce la filosofia neoplatonica con Marsilio Ficino, il classicismo dotto, derivante dal latino, dalle opere classiche ovviamente, eppure in lui l'uso del volgare e della cultura popolaresca, che noi potremmo chiamare carnevalesca, è fortissimo. Purtroppo è una cosa che noi abbiamo perso, questo significato del carnevale, ma il carnevale, soprattutto nel Medioevo, e poi venne mantenuto in parte anche nel periodo dell'umanesimo rinascimento, il carnevale era la festa del rovesciamento totale, era il giorno in cui chi era governato governava e chi governava era governato. C'era un rovesciamento totale, parodico molto spesso ovviamente, e tutto era improntato al godere del momento, della giornata, al divertimento, alla gioia, al canto. E Lorenzo mantiene forte tutto questo, nonostante poi i suoi modelli cominciano a diventare gli stil novisti, ovviamente il Dante più lirico, il Dante più alto. Lorenzo comincia a prediligere il sonetto, forma poetica più alta della tradizione, mentre prima usava terzine dantesche, poemetti. Comincia a inserire delle riflessioni filosofiche all'interno delle sue opere. In particolare abbiamo il commento sopra alcuni sonetti d'amore, dove narra l'amore per Simonetta Cattaneo, famosissima donna che è stato smentito, ma per secoli si è pensato che avesse ispirato lei la Venere di Botticelli. E Simonetta Cattaneo, di cui poi si innamora anche il fratello Giuliano. Insomma, amore tipicamente neoplatonico, un itinerario dell'anima che porta poi al sommo bene, insomma. Eppure, nonostante questo, l'influenza carnevalesca non viene mai meno in Lorenzo, anche nella sua opera più famosa, che sono i canti carnascialeschi. A caso il titolo richiama questo. Sono delle composizioni poetico-musicali che venivano scritte in forma di ballata e dovevano essere cantate durante il carnevale a Firenze. Un retaggio che noi abbiamo oggi è il famoso carnevale di Viareggio, che rimane. Sicuramente il componimento più famoso dei canti carnascialeschi è il Trionfo di Bacco e Arianna, dove era stato composto da Lorenzo per la sfilata di carnevale del 1490, 2 anni prima della sua morte, ed era un testo che doveva accompagnare l'arrivo dei carri durante il carnevale, e c'era questo carro che raffigurava Bacco e Arianna. Conosciamo il mito: Arianna abbandonata, piantata in Asso, e poi salvata da Bacco, che arriva, la corso sua nave, tutto insomma, i due salgono al cielo innamorati. Ecco, conosciamo tutti sicuramente il ritornello del Trionfo di Bacco e Arianna. Quanta bella giovinezza
che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di dimani non c'è certezza. Questo è il ritornello che viene ripreso alla fine di ogni strofa, proprio perché era un canto popolare, doveva essere facile da ricordare e da cantare. Queste vacque Arianna, belli e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge e inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe e altre genti sono allegre tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di dimani non c'è certezza. Questi lieti satiretti delle ninfe innamorati, per caverne per boschetti al loro posto cento agguati, or tabacco riscaldati ballon salton tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di dimani non c'è certezza. Salto un po', salto questa parte. Ciascuna avrà ben gli orecchi, di domani nessun si paschi. Oggi siano giovani e vecchi, lieti ognun, femmine e maschi. Ogni tristo pensier caschi, facciam festa tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di dimani non c'è certezza. Donne e giovinetti amanti, viva Bacco e viva amore. Ciascun suoni, balli e canti, arda di dolcezza il cuore, non fatica, non dolore. Ciò che a essere convien sia, chi vuole essere lieto sia, di dimani non c'è certezza. Componimento che celebra i piaceri della vita, l'amore, il vino, invita a godere del presente, ed è forse quel godimento edonistico che dava tanto fastidio al Savonarola, ovviamente, ma soprattutto è chiara la ripresa, conosciamo tutti, del famosissimo motto di Orazio del Carpe Diem: cogli l'attimo, come è stato poi, no, nel romanzato, nel famosissimo Attimo Fuggente, Carpe Diem, che poi in realtà nella traduzione più, insomma, la traduzione più letterale potrebbe essere approfitta del giorno, approfitta di questo giorno, non confidare troppo nel domani, perché domani non si sa cosa accadrà, e allora godiamo del presente. Però è chiaro quindi che, per quanto, no, fino alla vita sicuramente, in un godimento, alla gioia, è chiaro che c'è qui una nota malinconica, e alcuni dicono che probabilmente questa consapevolezza della fugacità del tempo arrivasse a Lorenzo proprio in quanto siamo nel 1490, ultimi anni della sua vita, la sofferenza di cui hai parlato prima, appunto tutte le perdite che ha avuto, forse sentiva la morte che si stava avvicinando, sentiva la fine, e forse ha voluto inserire questo all'interno di questo componimento. Però è chiaro che tutto viene stemperato poi da questa gioia e da questo godimento. E chiudo con una citazione che mi è venuta in mente. Tu hai detto che 1492 l'inizio della fine. Due anni dopo, 1494, morirà Poliziano, il grandissimo amico di Lorenzo e anche lui famosissimo compositore, uno dei forse il più importante poeta umanista dell'epoca di questa epoca, ma morirà anche un altro autore di cui spessissimo ci dimentichiamo, che è Matteo Maria Boiardo, che ha scritto L'innamoramento di Orlando. Nella Vulgata è diventato L'Orlando innamorato. Cioè oggi noi diremmo il prequel dell'Orlando furioso. Boiardo ha inventato l'intreccio di cavalieri, armi e storie d'amore del ciclo bretone carolingio, del ciclo carolingio e del ciclo bretone. Ha creato lui l'unione e ha dato lui il via a pensare all'Orlando, il grande paladino di Carlo Magno, innamorato e che quindi impazzisce per amore. Poi non ha portato a compimento la sua opera per la discesa di Carlo VIII, morto improvvisamente, e Ariosto ha ripreso Boiardo nell'Orlando furioso. Tra l'altro, questo lo penso io, un pochino ingrato Ariosto, non ha mai minimamente citato Boiardo, non ha mai ridetto di averlo ripreso. Ecco, il fatto che nel 1494 se ne vada anche Boiardo, che era l'ultimo grande cantore, l'ultimo grande poeta di una poesia all'antica come la facevano i poeti medievali. Ecco, forse allora davvero quegli anni, all'inizio degli anni 90 del 400, sono veramente la fine di tutti gli incanti, della possibilità di ancora poter fare poesia in un certo modo e forse di poter godere della vita in questo senso, perché da lì in poi sarà una trafila molto più pessimista, purtroppo.
ricordare che il nostro impegno per portare la bellezza Forlì, cultura Forlì, insomma, vogliamo che adesso il titolo che abbiamo pensato, cultura in comune, siamo in comune tutte le attività, no? Che facciamo, quindi un titolo. E poi perché no? Perché il nostro desiderio sarebbe poi arrivare a candidare Forlì come capitale italiana, a concorrere per capitale italiana della cultura. Saremo molto molto contenti. Abbiamo iniziato un percorso che vogliamo poi anche cercare di portare avanti. Quest'anno è Pesaro, però. Permettimi di dire. Vogliamo fare la nostra parte. Vi garantisco sin da questo istante la mia disponibilità e impegno in questo tuo progetto. Bene. Questo nostro progetto. Perché è un progetto per la città. Importante. Ecco, detto questo, adesso Manuela ci deve concludere, poi lasciamo un attimo uno spazio di confronto. Certo, io lo faccio presto, siamo stati, sì, sono le 17, volevo solo dire che personalmente dopo l'esposizione di Lorenzo, credo che ci sia nel Magnifico anche una vocazione letteraria. Penso alla lettera che lui scrive, in cui dice che quando si dedica alla letteratura per lui è certi giorni un'evasione rispetto alla fatica del presente, ai dolori che lo soverchiano, a volte proprio qualcosa di cui non può fare a meno, quindi proprio un richiamo della sua anima. Sicuramente gli serve nella costruzione del consenso, come scrive il professor Anselmi, che è stato docente mio e anche tuo, credo alla fine no, però l'hai conosciuto, il mio professore di letteratura umanistica all'università, ha scritto tantissimo su Lorenzo Magnifico fino a Machiavelli. Lui costruisce la forbice del consenso, no, che si deve chiudere, quindi deve ovviamente, come dire, in qualche modo coinvolgere tutte le sfaccettature dell'arte, e gli sono congeniali tutte, soprattutto quella comico-realistica di cui diceva Lorenzo, quella filosofico, diciamo così, letteraria più alta, però per me non è qualcosa di costruito, ne ha proprio a volte un bisogno esigenziale, e il livello è un livello medio-alto. E volevo chiudere, perché poi tante cose, a parte che non dimentichiamo, poi ne parleremo, che il suo figlio, uno dei figli, Giovanni, diventerà il Papa Leone X, quindi riuscirà, lui muore, non potrà vedere la carriera del figlio Leone X, il Papa più giovane del Sollevo Pontificio, 37 anni aveva, sarà il Papa che si scontrerà con Lutero, per farvi capire, no? Comunque poi la lungimiranza anche di questo. Ma mentre lui parlava mi è venuto in mente che qua avevo trovato un qualcosa che francamente non conoscevo, e chiudiamo con questo velocemente, alla luce della sua attrazione, del suo essere portato comunque verso anche quelle sfaccettature popolari, perché la mamma gli aveva insegnato che per costruire il consenso con amore tu devi lavorare sulle donazioni, sull'aiuto anche ai poveri, ai generosi, agli artigiani, a quelli che non hanno, ai meno abbienti, agli artigiani, ai commercianti. Quindi il consenso, la forbice deve rivolgersi non tanto agli aristocratici, ma a quella fetta, no? Alla borghesia in tutte le sue sfaccettature. Ecco, lui aveva chiesto ad una componente dell'Accademia, questo l'ho scoperto in questi giorni, cercando del materiale della sua Accademia, si chiama Bartolomeo Sacchi, non lo sapevo, gli fa scrivere un trattato di gastronomia, e mi sono andata a leggere questo trattato, per cui lo riporta, ma veramente è uno spasso. Quindi sia il cibo alto in questi banchetti sontuosi, che è una festa veramente per tutti i sensi, ma l'amore anche per le cose appunto più semplici, l'osteria che lui amava assolutamente frequentare, le cose che trovava là, per cui dà veramente delle ricette Lorenzo, perché dice che la vita appunto va gustata anche attraverso il cibo, perché attenzione, ecco la cosa che mi ha colpito, e ringrazio voi perché poi preparando ho trovato questa cosa e è andato a completare, no, la mia conoscenza di Lorenzo. Lui anche nella gastronomia, nel cibo, vede una chiave, mi capite, di filosofia naturalistica, cioè il cibo è qualcosa che serve proprio nella costruzione dell'armonia, quindi non solo per sfamare, ma sempre nell'ottica della bellezza di quella veramente mens sana, come dire, no, il corpo è sano perché nutre l'anima, quindi è sempre all'insegna appunto della ricerca della magnificenza, dell'armonia, dell'ordine. Vi leggo solo una cosa: lui da lui coltivava, non lo sapevo, aveva una fattoria dove andava spesso, conigli, pavoni, daini, giraffe, vacchi da seta, apicoltura, gli piaceva fare il formaggio e coltivare il riso, lui, e in particolare amava le torte pasticci in crosta, il frattaglio interiora e zenzero zafferano, e soprattutto qua
questo pan unto, che è il pane unto nel burro coperto di formaggio, era golosissimo di tutto questo, e ecco, è proprio, come dire, la schiacciata, il castagnaccio, il migliaccio, le fave arrostite, il pecorino, le cosce di rana, le arringhe, la pancetta e le salsicce. Lo dice lui nel lettere, sono i miei cibi preferiti, i cialdoni, un dolce toscano, ci dà la ricetta, ora non ve la leggo, ma soprattutto dice innaffiato da un buon Chianti. Quindi ecco, è anche questo il principe, no? Ama questo aspetto che ovviamente si fa sorridere e ce lo fa amare ancora di più perché è vicino a noi. Questa è proprio la vita, no? Nella sua semplicità, e il cibo che è fondamentale, il simposio. Che non faremo, per cui ecco, volevo dire questo di Lorenzo anche a livello gastronomico. Esatto. Bene. Quindi a questo punto l'applauso è io non basta perché no, cerchiamo lo spazio 10 minuti per i confronti, le osservazioni, le domande, eccetera, eccetera. Riccardo De Vinocco ha ripreso tutto, per cui renderà fruibile ovviamente il nostro incontro in rete, eccetera, ce lo farà avere. Incontri, quindi confronti, domande, osservazioni, ora o ma o in più per questa sera, perché insomma qui Daniele. Vedo che nessuno si fa avanti, io credo che una serata così come tutte quelle che Manuela ci ha regalato. Hanno l'obbligo di essere trattate, supportate anche da quattro parole di chi è qui ad ascoltare, ad imparare qualcosa in più. Io stasera tra l'altro ho imparato cose bellissime. Ho imparato perché è morto di gota con quello che mangiava in Italia. Cioè, è vero che nel domani non c'è certezza, lui lo sapeva, lo dichiarava, però dichiarava in anticipo che doveva godersi la vita, quindi sì, bellissimo. Sì, soffrivano tutti. Ma è normale, erano, vivevano in quelle condizioni. Io sarei morto già da 30 anni se vivevo in quel periodo, quindi li comprendo, non è che li compatisco, ma sono solidale di sicuro. E quello che stasera, secondo me, è stato bellissimo comprendere. Io sono uno che ama, quindi quando succede che sento parlare di un qualcosa che esalta l'amore, anche se non è stato quasi mai nominato, però stasera l'ho compreso fortemente. Lorenzo era un amante della vita, era una persona che rispettava il confronto umano e quindi aveva un rispetto personale altissimo e rispettava di rimando gli altri, perché amava profondamente la vita, e lo ha dimostrato in quei tre mesi in cui da solo è andato a mettersi nelle mani dell'altro per fargli vedere che esisteva un mondo diverso, cioè esisteva il suo mondo, il mondo del dialogo, il mondo delle possibilità, il mondo dell'amicizia, il mondo dell'amore. Lui ha conquistato una parte selvatica dell'Italia, che poi non era italiana perché praticamente la governavano spagnoli, quindi ha dimostrato quella parte che esisteva qualcosa di più, esisteva la bellezza dell'anima, e ha vinto, perché in fondo l'amore vince sempre. Questo non dobbiamo ascoltarcelo mai, in nessuna circostanza, l'amore vince sempre. Ecco, stasera ho sentito questo in maniera fortissima e ho sentito il bisogno di rilevarlo, in particolare perché nessuno l'ha voluto fare prima di me, vi chiedo tutto. Sai che i matrimoni erano combinati, è stata la madre Lucrezia Tornabuoni che ha detto bisogna andare a pescare, poi è andata lei a vedere la merce, tra virgolette, che uno sì, è andata a Roma, la moglie ha dato, Lorenzo amava Lucrezia Donati, però ha accettato il consiglio della madre, in ogni caso, pur amando una donna sposata, i Donati sono legati anche ad altro, lo sappiamo bene, però c'è un rispetto comunque, come dire, ha sempre voluto bene a sua moglie, nasce un rapporto di grande complicità. Quando muore, la lettera che Lorenzo scrive, quindi sono è veramente una testimonianza di come si possa costruire l'amore piano piano, partendo da un matrimonio imposto, che cresce poi sul rispetto, sulla devozione, perché era una grande, la moglie di Carriccio Orsini, insomma, anche lei, come dire, proprio guidata da un senso della costruzione del consenso legale, diciamo così, non imposto, ma alla disperazione di Lorenzo. E quindi anche in questo
secondo me, emerge una sua sfaccettatura diversa da altri signori. La rispettava comunque perché poi non ha avuto più frequentazioni dopo con le altre donne. E uno può dire stava male, però l'amore che piano piano è stato costruito un passo dietro l'altro. In questo io l'ho ammirato, ecco, perché poteva poi avere tutte le donne come signore, ma rispetto per l'amore. Altre osservazioni? Prego, vieni qua lei, vieni qua tu, vediamo la notte di fronte. Come? Chi vuole la prima fila, se non c'è stato la chi? No, ma io... Prego. No, io non voglio imparare da un'altra casa da zero. Certo. Non c'è da niente, scusate. Vedi, porti un po'. Dopo la chiedo la stessa. No. Ah, una cosa dopo? Dopo, va bene. Grazie. Io chiedo solo una curiosità, qualche tempo fa mi è capitato di leggere di una passione di Lorenzo il Magnifico anche per lo studio dei minerali e dell'effetto che i minerali hanno sul corpo umano. Ora, in realtà non detto di grande importanza la cosa, però in effetti in quel periodo, pensandoci, c'era una grande passione e un grande fermento anche per delle scienze, pseudoscienze, diciamo, astrologia ad esempio, la magia, forse l'alchimia cominciava a muovere i suoi primi passi. D'altra parte, avete citato Marsilio Ficino, che tradusse in latino tutta l'opera di Platone, ma anche tante altre scritture del mondo antico, caldei, quindi diciamo che era un periodo di grande fermento. Quindi mi chiedevo se fosse effettivamente vera oppure no questa cosa, ecco. Sono andata di fretta perché, come dire, non vogliamo tenervi qua troppo, c'è sempre il tempo che ci condiziona. Questo libro che io ho trovato a Firenze, ma l'ultima classe che ho accompagnato, ti ricordi, c'eri anche tu, siamo andati in gita a Firenze, perché avendo abitato là, insomma, facevo un po' da guida, perché conosco Firenze benissimo, perché la amo veramente tanto. Trovo questo libro, eravamo andati agli Uffizi, Maresca, Alchimia, Magia, Astrologia nella Firenze dei Medici. Ed è proprio quello che dicevo, la chiusa che ho fatto, cioè Lorenzo assolutamente, l'astrologia era proprio nelle sue corde, ci credeva moltissimo, ovviamente, come dicevi tu, ma a parte anche da, potremmo anche andare su Dante anche lì vedere, e proprio le piante, cioè questi giardini di cui vi dicevo, sono proprio costruiti su, come dire, la simmetria, la specularità della pianta, quindi la virtù della pianta, del pianeta e del minerale. Assolutamente sì. L'alchimia, il sapere nascosto, cioè quel sapere esoterico, quella sapienza appunto, quel sapere sapienziale che apparteneva già a Pitagora, che viene citato più volte. E Lorenzo, faccio un esempio, Cosimo I, il Granduca poi, che è il nonno, Lorenzo era suo nonno, Lorenzo de' Medici, il primo Granduca del Granducato di Toscana, figlio di Giovanni dalle Bande Nere, lo conosciamo bene, Giovanni, figlio di Giovanni dalle Bande Nere. Il nipote invece di Lorenzo è Lorenzo il Duca di Urbino, perché tutti questi nomi girano la testa. Quindi Cosimo I, il Granduca, siamo nel 500, figlio di Giovanni dalle Bande Nere, alla corte, nel suo studio a Pisa, aveva aperto proprio uno studio di astrologia e voleva che Galileo gli facesse le carte. Quindi, e Galileo conosceva anche i tarocchi e faceva le carte al Granduca, che ovviamente lo aiutava poi negli studi. Ed era una cosa, come dire, no? Naturale. Poi dopo c'è stato lo iato, no? Drammatico, con ovviamente poi la Chiesa e quindi la condanna e quindi la separazione tra scienza, filosofia e tutto, magia naturale, e Giordano Bruno ne paga le conseguenze. L'unico vero. L'astrologia mi viene in mente che in quegli anni, comunque sempre penso all'Accademia Neoplatonica di Firenze, trascorse diversi anni di Galileo. Certo, un altro amico di Lorenzo. Che quando parliamo della Cabala, figlio della Milagra, scrisse credo un trattato contro, perlomeno contro una certa interpretazione dell'astrologia in chiave minatorica, no? Certo. Però la Milagra nasce. Sì, sì.
sempre in questo ambito. Era proprio un altro prodotto di esatto. Apparteneva, frequentava e soprattutto ha portato la Kabbalah, la conoscenza della Kabbalah. Poi prima citavo quel De Divinitate Omnis, quando dice che l'uomo fa per fortuna sua e lui, quel trattato lì era quel passo lì straordinario. Certo, c'era anche il picco della Mirandola, come no. E io immagino là questi giardini, no? A Careggia, a Poggio a Caiano, cercavano proprio l'Elisir, cioè la pietra filosofale. Ma il testo non è tanto per questo libro, è meraviglioso. I famosi ieroglifica, questi simboli, poi vengono prodotti veramente in serie per l'invenzione della stampa, rivoluzione tutto, e hanno influenzato tutta l'architettura e la scultura a seguire. Tutto è pieno di simboli e noi non ce ne rendiamo conto, sovente, rifacendosi soprattutto all'astrologia. Benissimo, grazie, come sempre, illuminante. Bene, altre osservazioni? Domande, riflessioni, se non chiudiamo, ci vediamo lunedì 8 aprile 20:30, sempre per avanti, con Lutero. Bene. Grazie a tutti, voi, grazie.